Lasciamo il calcio. Dare un futuro ai giovani delle periferie, questo è l'obiettivo della Scuola della Pace della Comunità di Sant'Egidio, che a Genova si arricchisce di una nuova sede al CEP. Giorgio Giglioli. I bambini vanno a scuola? Sì, vanno a scuola, ma sono ammalati tutti e due. È lontana la scuola? Vanno giù a Maranella. Correvano gli anni 60 e nelle periferie romane più degradate nasceva un modello di scuola popolare che intendeva coinvolgere i troppi esclusi dalla scuola pubblica e più in generale i troppi giovani emarginati dalle loro stesse condizioni di vita. Sono passati 50 anni dalla fondazione delle prime scuole della pace della comunità di Sant'Egidio. Da 40 esistono anche a Genova, dove oggi se ne aggiunge una nuova, appena inaugurata al quinto piano del plesso Aldo Moro dell'Istituto Comprensivo Voltri 2. I locali ospiteranno le attività del centro per minori della comunità, attivo nel quartiere del CEP da 10 anni. Un luogo colorato in una periferia che spesso è grigia, ma anche un'affermazione serena e convinta del fatto che le nostre periferie non sono destinate ad essere luoghi di marginalizzazione, ma invece possono essere spazi nuovi in cui si costruisce un futuro differente per tutta la città. Al CEP la scuola era ospite della parrocchia di Maria Madre del Buon Consiglio. La nuova sede si aggiunge alle diverse scuole della pace già attive sul territorio genovese, in Val Bisagno, nel centro storico in Canneto Lungo, a Cornigliano ai Giardini Medis, a Begato nella parrocchia di San Giovanni Battista. Come in tutte le scuole della pace, fondamentale sarà il contributo gratuito e volontario di decine di studenti liceali e universitari.